Io sono Fabrizio Rossi, sono il titolare della Drilling. La Drilling è nata nel 1994 di piccole dimensioni, poi nel tempo si è ingrandita sempre di più e da poche unità di persone siamo diventati 30 e ancora in espansione. Lavoriamo prevalentemente per il settore stampi automotive, e aerodinamica, ingranaggeria e parti meccaniche. Abbiamo l'esigenza di eseguire una lavorazione di foratura e di filettatura su un centro di lavoro. Quindi abbiamo utilizzato il robot UR10 per eseguire il carico e scarico delle viti. Il robot prende il pezzo dalla prima stazione e lo porta all'interno del centro di lavoro la prima attrezzatura. E naturalmente prima toglie la vite presente per mettere poi la vite da lavorare. A questo punto il robot ci dirige nella seconda attrezzatura, toglie anche qui la vite già lavorata e finita per andare a mettere la vite semilavorata. Una volta fatto questo, il robot esce dal centro di lavoro e dà il consenso alla macchina di riprendere la lavorazione all'inizio. Il robot porta la vite in una stazione dove viene eseguita la sbavatura e la pulizia della vite. Una volta terminata, il robot riprende la vite e la butta nel contenitore. Il robot UR10 è come se fosse un'attrezzatura a tutti gli effetti, la si può utilizzare ma si può anche accantonare all'occorrenza. Lavora senza barriere. E questo non ci vincola a livello produttivo. Abbiamo rilevato dei vantaggi. Prima avevamo delle persone, una per turno, legate sempre a questo tipo di lavorazione. Una lavorazione anche ripetitiva che però non può essere smessa. Con l'utilizzo del robot UR10 siamo riusciti a sostituire queste due persone che oggi stanno facendo altre cose di più valore aggiunto. Abbiamo misurato altre tipologie di vantaggi, che sono in primo luogo la maggiore produttività. Il robot collaborativo è facile da installare, da programmare e da utilizzare. E questo ci ha permesso di poterlo fare noi stessi, questo tipo di lavoro. Grazie agli miglioramenti avuti durante il processo di lavoro, siamo rientrati dall'investimento nel giro di un anno.